Una donna violentata in un parco mentre faceva jogging a Roma, una donna uccisa dal compagno, una donna che racconta un anno di Covid in corsia, una donna che perde il lavoro, una donna che il lavoro ce l'ha ma viene pagata meno di un uomo e un linguaggio che ancora non si arrende alla parità di genere. Un anno di Covid e i problemi dell'universo femminile sono drammaticamente più gravi. Meno lavoro, più donne uccise. Più del 70% degli impieghi persi in un anno di pandemia le riguarda. Oltre 4.000 imprese al femminile sono definitivamente chiuse. La violenza, spesso complice il lockdown, aumenta. Più femminicidi. Il ministro dell'Interno Lamorgese ha sottolineato come si sia passati dal 35 al 41% sul totale degli omicidi commessi. Tantissime le iniziative in Italia. L'Arma dei Carabinieri dedica un video alle donne. I Vigili del Fuoco affiancano uno scarpone alla scarpa rossa, simbolo dei femminicidi. Essere una donna Vigile del Fuoco è affrontare ogni giorno una sfida diversa. Non proprio una festa, ma un giorno per ricordarci di quello che ancora non va. Lavoro nero e caporalato, violenze, l'eterna e infinita fatica di coniugare tutti i ruoli, di camminare sul filo del rasoio tra l'essere madre, donna, lavoratrice e ora, con la scuola a distanza, tutrice. Per non parlare dei paesi in cui essere donna significa essere invisibile, come denuncia anche l'AMREF. In tutto il mondo si celebra una giornata di questa lotta infinita e quotidiana. In Gran Bretagna la dedica va a chi ha vissuto in prima linea nelle corsie d'ospedale. Infermiere e dottoresse che raccontano lacrime e vittorie, paura e determinazione. Mentre le Nazioni Unite dedicano alle donne questo video.